presented by Joconomicon.net. Cercare di farlo inserire nel gioco, cioè non per forza piegare il gioco al giocatore, quanto aiutare il giocatore ad entrare nel gioco, perché ci sono magari giocatori particolarmente esperti e giocatori invece che stanno iniziando, non sanno che pesci prendere e hanno bisogno di un aiuto. Allora lì si cerca di capire bene quello di cui hanno bisogno proprio per riuscire a entrare nell'ottica del gioco. Quindi per esempio hanno bisogno di capire quell'aspetto, facciamoglielo giocare in maniera abbastanza intensa. Invece come giocatore magari a me piaceva di più che non so, l'aspetto di dialogo rispetto magari all'aspetto del vestiario eccetera eccetera, e quindi puntavo molto nella comunicazione. Ci sono giocatori appunto che giocano molto le loro abilità e invece giocatori che in 2 anni non hanno mai utilizzato un'abilità durante il gioco, e quindi questo insomma era un aspetto che effettivamente poi si vive quando si va ad analizzare la sessione, che cosa si è fatto, come si è giocato, chi ha giocato di più, chi ha giocato di meno, come hanno giocato i giocatori e come hanno reagito ai nostri input, perché poi alla fine noi diamo degli input fondamentalmente. Riflessione. Sì, secondo me questo diciamo è un discorso che rientra con quello che facevamo prima, nel senso è chiaro che in un'ottica locale questo ragionamento si può fare, che è un'estensione del discorso del gruppo da tavolo, perché tu nel gruppo da tavolo hai 5, 6, 7 persone, tieni, ma proprio voler esagerare. Il gruppo locale di gioco di ruolo dal vivo, nel nostro caso, puoi arrivare a quanto? 30, 40, 50, però c'è un rapporto, grazie al fatto che c'è un elemento di socialità, cioè non è il lavoro, per cui praticamente tu, il giocatore gli dai l'appuntamento una volta al mese, ci sono associazioni che fanno anche questo, giustamente, ognuno poi si organizza come meglio può rispetto ai bisogni dei propri giocatori, quindi è chiaro, se tu dai l'appuntamento una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, il giocatore arriva, paga e lo butti lì nel gioco, magari è un gioco anche molto divertente, però perdi questo elemento di scambio, di feedback, e questo può anche non essere un obiettivo. Il fatto di avere il feedback può anche non essere una necessità, cioè nel momento in cui tu non hai interesse a costruire qualche cosa che sia un'indicazione su aspetti del gioco che tu come giocatore stai trascurando o che tu comunque mi vuoi far vedere, cioè al contrario, se io ho un'imposizione, lì non c'è necessità. Ok. Qualcun altro voleva aggiungere qualcosa? Domande? Niente? Ok, allora, volevo soltanto approfittare dello spazio promozionale che ci è offerto dalla fiera. Per ricordare che faremo 2 eventi promozionali durante la manifestazione presso il Baluardo San Pietro. Ci sarà questa sera l'evento promozionale di Requiem, un gioco di ruolo dal vivo di ambientazione gothic punk, la sceneggiatura tratta di vampiri, i giocatori interpretano dei vampiri, potranno provare questo gioco questa sera. Oppure, per chi non ama i vampiri e preferisce i lupi mannari, domenica abbiamo sempre al Baluardo San Pietro, a partire diciamo dalle 7 alle 9, insomma, più o meno, l'appuntamento con i giocatori è quello, e ci sarà quest'altra sessione. Le prenotazioni le facciamo in stand di Camarilla Italia in area The Citadel. Infine, sabato, quindi domani, dalle 7 a Villa Bottini in via Elisa 8, faremo il principale evento di vampiri di quest'anno, che è il Gran Ballo dei Dannati, che è un appuntamento ormai tradizionale che proponiamo qui a Lucca. L'anno scorso ha avuto moltissimi partecipanti, oltre le capacità di gestione dell'associazione, per cui abbiamo deciso di limitare il numero degli ospiti ad un massimo di 100 unità. Anche qui in questo caso è possibile prenotarsi direttamente in stand e di ricevere i personaggi.
E detto questo, noi abbiamo concluso e ringraziamo la Fiera dello Spazio che ci ha concesso.